Onorevole Scalfarotto, a che titolo? Sull'ordine dei lavori, signor Prego. Presidente. No, intervengo per chiedere con la massima urgenza che il governo venga in aula a riferire nelle persone del ministro dello sviluppo economico Di Maio e del ministro degli esteri Moavero Milanesi, che vengono al più presto a riferire in aula sulla trasformazione dell'Italia in un protettorato della Repubblica Popolare Cinese. Leggiamo dai giornali di questa inquietante decisione di firmare un memorandum of understanding nei prossimi giorni in occasione della visita del presidente Xi Jinping qui a Roma, nella visita di Stato, per firmare questo memorandum. Un memorandum che il ministro Tria oggi ha definito privo di qualsiasi valenza giuridica. Ora, signor Presidente, il problema è che il ministro Tria ha ragione. Questo memorandum of understanding, che farebbe entrare l'Italia in questo progetto della nuova via della seta, la cosiddetta Belt and Road Initiative, non ha effettivamente nessun valore giuridico. E il problema sta qui, perché vuol dire che questo ha un grandissimo valore politico, nel senso che l'Italia dà un segnale al mondo, oltre che alla Cina, di essere completamente prona alle direttive cinesi, e così tradisce quella che sarebbe anche una lodevole intenzione, che è quella di aumentare la penetrazione delle nostre imprese all'interno del mercato cinese. Vede, signor Presidente, io credo che il ministro Di Maio dovrebbe venire qui alla Camera prima di tutto per discutere e per far leggere alla Camera dei Deputati qual è il contenuto di questo memorandum of understanding, per capire quali sono gli impegni che vi sono contenuti, e quindi per questo chiedo che Luigi Di Maio venga quanto prima in quest'aula, ma poi soprattutto dovrebbe giustificarci questi segnali appunto politici, perché questi sono, c'è appunto il memorandum che sarà firmato, ma ne voglio segnalare un altro che è altrettanto importante, che è passato sotto silenzio, che è quello legato a un voto che c'è stato lunedì scorso a Bruxelles, non ieri ma 8 giorni fa. A Bruxelles l'Unione Europea si è dotata di un regolamento per lo screening degli investimenti esteri, volto proprio ad evitare acquisizioni predatorie di imprese europee ad alta tecnologia. Un regolamento che era stato proposto alla Commissione dal precedente governo italiano e dai governi francese e tedesco per proteggere le nostre imprese. Incredibilmente, proprio mentre si annunciava questo memorandum of understanding, a Bruxelles l'Italia risulta essere l'unico paese che non firma un provvedimento rivolto alla protezione delle nostre imprese ad alta tecnologia. Quindi il governo, e il ministro Di Maio deve venire a spiegare proprio questo, in sole 24 ore ha dato due segnali completamente inequivocabili di non voler trattare da pari a pari con un partner commerciale come la Cina, ma di voler piegarsi e inchinarsi alle nuove politiche globali che la Cina sta mettendo in piedi e che vedono l'Italia completamente isolata. Ed è per questo che io chiedo che venga qui anche il ministro Moavero Milanesi, perché deve essere chiaro che questo memorandum of understanding, che ripeto è un segnale potentissimo di subordinazione alle strategie cinesi, viene firmato in assenza di qualsiasi accordo con il resto, diciamo con i paesi nostri tradizionali alleati, ha creato preoccupazione naturalmente negli Stati Uniti, ma ha creato soprattutto preoccupazione nell'Unione Europea, perché firmare MOU di questo genere significa creare una competizione al ribasso che non ci mette in una situazione di vantaggio rispetto a nostri concorrenti all'interno dell'Unione Europea, ma che ci fa sembrare davanti a questo partner commerciale come la Cina, ripeto, non come un partner che tratta da pari a pari e che si confronta, ma come una parte che si piega alle esigenze appunto di un grande paese come la Cina. Aggiungo che il responsabile, quindi oltre a volere Di Maio qui in aula per spiegare gli aspetti tecnici e commerciali dell'accordo, e Moavero a spiegare quelli
legati appunto all'impatto politico che avrà questa firma, credo che sia il caso di sottolineare che la persona che si sta occupando di trattare questi aspetti è il sottosegretario Geraci, che è una persona che certamente ha una grande competenza con la Cina, ma che in Cina vive da più di 10 anni, che ha lì tutti i suoi interessi, e ovviamente a pensar male, come dire, si fa peccato, ma spesso si indovina. Io preferirei essere sicuro che chi sta curando gli interessi dell'Italia come membro del governo italiano si preoccupi prima degli interessi dell'Italia e degli italiani, come dice questa maggioranza. Non vorrei che gli interessi della Cina fossero meglio rappresentati all'interno del governo di quelli dell'Italia. Grazie. Grazie, onorevole Scalfarotto. La sua richiesta verrà sicuramente presentata al governo, anzi lo abbiamo già fatto. Onorevole